Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo della Traktor Control S2MK3, un'altra di quelle console che iniziano a diventare un po' consistenti, che siamo nella fascia di prezzo tra i 200 e i 300 euro più o meno, e la metto successivamente a quella che abbiamo visto settimana scorsa, che era la Newmark Mixtrack FX, se non sbaglio. Questa lavora col suo software proprietario, ma c'ha tante altre cosine carine che diciamo iniziano a diventare veramente interessanti se volete diventare dei DJ ed entrare nel mondo del DJing. Ma prima, sponsorizzare. Pianoroll è il nostro negozio di fiducia, sito in via Calocero 29 a Milano, nel quale potete trovare materiali per DJ, producer, live set, superfici di controllo, software, accessori, luci ed effetti e anche service per i vostri eventi. Visita il sito www.pianoroll.it e usa il nostro codice che trovi in descrizione. Ed eccola qui, Traktor Control S2MK3. Faremo il nostro solito unboxing, la proveremo, vi farò vedere nel dettaglio che cosa ha sulla console e che cosa ci danno nella scatola, e poi faremo le nostre considerazioni finali. Quindi andiamo ad aprirla. Come possiamo vedere, la scatola è parecchio spartana, c'è il nostro logo che ci dice che il Traktor software è incluso. Qua Play Anywhere with 2 Channel DJ System, Traktor Control S2. Nulla di più. Sul retro ve la faccio vedere, ma in realtà non c'è nulla, c'è solamente il logo della Native Instrument, perché ricordiamo che il Traktor è Native Instrument con il loro software proprietario. Quindi andiamo ad aprirla direttamente, facciamo così. Adesso un po' di ASMR, sentite qua. Abbiamo il nostro solito cavetto, che è un USB classico di tutte le console. Qua abbiamo la console che andiamo a tirare fuori. All'interno qui abbiamo i nostri manuali utenti, adesivi e il codice per scaricare il nostro software. Ovviamente non ve lo faccio vedere, perché sennò potreste scaricarvi il software così, e non si fa. E questa è la nostra console, eccola qui. Allora, innanzitutto jogwheel belle bilanciate e con sopra la parte in alluminio, perché ha il touch block, quindi non è a pressione come tutte le altre di questa categoria qua. Basta sfiorare la jog per bloccare la traccia. Abbiamo poi la jog che si muove come in tutte le altre console. Poi abbiamo il quantize per le tracce, il volume master, il gain per le singole tracce che hanno alti, medio, bassi, e il filtro, il fader del singolo canale, la Q per le cuffie, quindi il preascolto delle cuffie, il crossfade, molto leggero, anche bello divertente. Dal lato il deck è composto dal solito shift con 8 Q, gli 8 Q o i sample, quindi abbiamo o Q o sample, il loop, la rotellina del loop, faccio il loop e muovendola posso gestire la larghezza del loop. Da questa parte invece posso spostare il loop in tempo reale verso sinistra o verso destra. Qui abbiamo la nostra gioghettina di caricamento traccia e questi due tastini che servono per avere più o meno visuale all'interno del software quando clicco per leggere più tracce e mi espande la roba delle tracce. Poi qua abbiamo il reverse e il flex, l'FLX, che serve per fare i nostri giochettini quando poi lasciamo, in realtà la traccia sottoscorre continuamente. Noi facciamo il nostro giochettino in flex e qualsiasi gioco facciamo la traccia scorre, quindi se siamo in flex, stoppiamo e lasciamo, la traccia ripartirà da dove è arrivata, non da dove abbiamo fermato. Qui ci sono i quattro effetti, il select dei quattro effetti, che come in un qualsiasi mixer della Pioneer, a seconda di quello che scelgo, va su tutti i canali.
quindi è proprio uno standard. Ovviamente la parte di qua, qua abbiamo la griglia, il tasto grind, possiamo sistemare la griglia della traccia in tempo reale, quindi allargare o diminuire i battiti che ci ha creato il software. Tasto sync, key lock e il nostro pitch. Ovviamente l'altro lato è esattamente speculare a questo qua. Quindi, che dire? Andiamo a provarla. We'll be right back.
so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. Whole damn cake and a cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even hit a party. Ken in the club trying to pipe a Barbie. I don't wanna go with no bad games and I touch my toes. I don't wanna go to go. Fist full of rocks and I hope I flow. Pick up yourself cause you know they dumb. I choose cause they hope I know. I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like nails in my bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like nails in my bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like nails in my bitch. I'm a boss. Allora, sicuramente una console bellissima per iniziare a entrare nel mondo del DJing. È chiaro che è una... iniziamo ad entrare in un livello un po' più alto, quindi comunque ha un costo un po' più elevato rispetto a quella che abbiamo visto settimana scorsa, e siamo intorno ai 270 euro. C'è chi la trova, chi la vende ancora a 299, però ha tutto quello che serve. Molto è dato dal software, che è proprio gestito bene per questa console e funziona anche con Algorithm DJ. Basta metterla in modalità MIDI e funziona perfettamente, c'è già la sua mappatura all'interno, e con Algorithm DJ funziona anche con iPad di nuova generazione. Questo perché? Perché con l'iPad di nuova generazione, l'M1, Traktor non hanno ancora fatto l'aggiornamento, quindi il Traktor, che tra l'altro vi invito a scaricarvi perché è Traktor DJ 2, che è gratuito, quindi potete iniziare anche a guardarvelo, capire, se avete un iPad giocarci, quindi proprio mixare a tutti gli effetti. Ed è un software gratuito. All'interno ci danno il Traktor Pro 3, quindi quello che sarebbe a pagamento, che lo compriamo in realtà con la console. La console in sé ha la sua scheda audio, quindi usciamo con un cavo RCA all'ingresso del microfono, il lumino del proprio microfono, che in questo caso è dietro. I jog e tutto il resto è di ottima costruzione. Io magari ho fatto qualche errorino nel mixare, ma mi sono trovato un po' maluccio col Traktor Pro 3, perché l'ultima volta questa l'avevo usata col Traktor DJ 2, che è un po' più semplice, un po' più snello, un po' più immediato nel creare loop, un po' è meno macchinoso. Infatti vi consiglio tanto di scaricarlo per guardarvelo e divertirvi. Tutto sommato direi ottima console, veramente costruita bene, bel lavoro, funziona con Algorithm, funziona col Traktor, funziona col computer, funziona con mobile, col cellulare, con l'iPad, funziona con tutto quello che volete. Veramente siamo già a un livello superiore. Jog direi ottimi, magari sono un po' pesantucci per andare a regolare la traccia. L'unico problema è che di fatto il Traktor ha una visualizzazione della traccia un po' più complessa rispetto a un record box o un serato, che sono molto più semplici, più spartani se vogliamo. Questo potrebbe essere un piccolo difetto, ma stiamo parlando del lato software, quindi non voglio entrare in merito, perché se vi trovate bene con Traktor, continuate ad usare Traktor. Se non l'avete mai visto, volete provarlo, provatelo, e se vi trovate bene, continuate ad usarlo come si deve. Detto ciò,
Vi ricordo che il video è stato offerto da pianoroll.it, troverete il link in descrizione e il nostro codice per coacquistare online o in negozio, il codice sconto che vale su tutto lo shop. Quindi iniziamo a salire di categoria. Settimana prossima vedremo la DDJ 400, che iniziamo ad entrare nel mondo Pioneer, quindi un mondo che ha sicuramente più risonanza per quanto riguarda materiale da DJ. Diciamo che si è stabilizzato nel mondo DJ Pioneer come colosso assoluto, in quanto è quello che troviamo poi nelle discoteche. A tal proposito, questa non è una roba simile a quella che troviamo nelle discoteche o nei locali o in piazza o comunque andiamo a suonare. Questo è un altro discorso che facevamo prima, dove sicuramente un ottimo prodotto per iniziare, sicuramente un ottimo prodotto per imparare a fare il DJ. E se la prendiamo per allenarci a casa per poi andare in un locale e suonare con quello che troviamo nel locale, non va assolutamente bene, non è quello che troveremo nel locale, non ha proprio neanche la disposizione simile a un CDJ. Non ha il controllo del loop qui in alto. Il controllo del loop è la rotellina dove, girandola, selezioniamo quanti battute vogliamo del loop, poi clicchiamo, gli diamo il loop e lo andiamo a gestire con la rotellina. Quindi è proprio una cosa completamente diversa dal CDJ e da qualsiasi altra console che abbiamo visto. È una roba di Traktor, quindi se vi piace potete tranquillamente prendere questa valigettina, tablet o cellulare, e andare a suonare dove volete, per le feste, per qualsiasi altra cosa. È meravigliosa questa console, la consiglio caldamente. Sì. Io vi saluto, se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere un like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella, che settimana prossima iniziamo ad entrare nel mondo Pioneer.